La Pasqua anticipata a fine marzo e la concomitanza con le prime nevicate in montagna registrate solo nelle ultime settimane rischiano di penalizzare le località balneari. Chi sperava quindi che il prossimo ponte pasquale potesse coincidere con una partenza anticipata della stagione turistica deve rifarsi i conti, almeno per quanto riguarda la città di Fano, dove non fioccano le prenotazioni e la permanenza media dei turisti non supera le due notti. Abbiamo avuto una controtendenza perché fino a giovedì avevamo pochissime prenotazioni. In questo momento si è svegliato il mor di Fuggi, il last minute, e stanno arrivando diverse prenotazioni. Quello che è importante per noi, questi musei aperti, queste attività, queste feste a livello cittadino, nell'entroterra dei paesi, che portano gente. Ma la Pasqua, essendo bassa, ha influito? Tantissimo, perché abbiamo avuto Natale, Carnevale, Pasqua, si può dire, nello stesso mese. Pochissima differenza. Quello che ci ha colpito è che la gente, con la crisi anche, deve scegliere. La città di Fano, secondo lei, è pronta ad accogliere i turisti? Diciamo di sì, all'incirca la città deve essere il decoro un po' più curato. Quello che ci manca è il verde pubblico e, naturalmente, come chiedo sempre, una progettazione sul turismo per noi è molto 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 importante, e a Fano manca. Dobbiamo fare un lungomare particolare, una Sassonia, un Lido, un Torrette, un Ponte Sasso che sia rispettato al nostro turismo. Questa mattina abbiamo fatto visita a diversi albergatori in zona Sassonia e quasi tutti hanno preferito non rilasciare dichiarazioni, chi per vergogna, chi perché aveva appena riaperto dopo i mesi invernali e chi invece perché preso dallo sconforto a causa delle poche prenotazioni alla sua struttura ricettiva. Qualche hotel stagionale, ad esempio, non aprirà nemmeno per il periodo di Pasqua. Come stanno andando le prenotazioni? Allora, al momento abbastanza scarse come prenotazioni per quest'anno, almeno come Pasqua. Sono più gli italiani o gli stranieri? Quasi solo italiani da noi, sì, sì. Lei è titolare anche di un altro albergo stagionale, lo avete già aperto? L'apertura è imminente? Al momento per Pasqua è chiuso, sì, perché tanto non c'era affluenza, quindi non era il caso di tenerlo aperto. E l'arrivo anticipato della Pasqua quest'anno si vede anche nel lungomare, dove le spiagge ancora deserte non riapriranno i battenti almeno fino ai primi di maggio e dove qualche bar rimarrà chiuso ancora per un po' di tempo. D'altra parte c'è chi, pur di aprire nei prossimi giorni, sta sistemando in tutta fretta il suo negozio, perché come ci ha riferito una commerciante di articoli da mare, giochi e souvenir, l'obiettivo è quello di rendere il più accogliente possibile la nostra città. Di certo il maltempo dei giorni scorsi non ha aiutato la situazione. L'amministrazione comunale di Fano ha fatto ripulire sia Viale Ruggeri che la passeggiata di Sassonia intitolata Papa Giovanni Paolo II, anche se in molti punti sono rimasti cumuli di detriti, rami secchi e sporcizia varia. Ad aprile poi inizieranno i lavori per la cavea del Lido, dove nel giugno scorso è stata smantellata la struttura in legno a causa della mancata manutenzione delle travi deteriorate nel tempo da piogge e salsedine. Amate fare le passeggiate nel lungomare? Eh beh sì, siamo qui non ci sono le macchine, le moto, e quindi praticamente siamo tranquilli, andiamo al nostro agio, ci sono le panchine per sedersi e godiamo un po' l'aria del mare. Secondo voi ci sarebbe qualche miglioria da poter apportare anche per rendere più bello il lungomare? Le migliorie ci sarebbero, è la questione che io penso che non arrivano a sistemare tutto, perché ci sono le spese, i soldi c'è in più, e quindi è un po' alla meno peggio, dai. Ecco, secondo lei che cosa si potrebbe fare? Ripulire già i giardini. Quindi curare con particolare il verde? Sì, il verde.